pastiglia! E così il 14 luglio del 1789 una folla che man mano si ingrossa si dirige verso la Bastiglia, un'antica fortezza medievale simbolo dell'oppressione. In realtà in quel momento alla Bastiglia c'erano soltanto 7 prigionieri, 4 falsari, un omicida e un irlandese pazzo che diceva di essere Giulio Cesare. Non solo, ma era già stata decisa la demolizione di questa fortezza, addirittura già da 5 anni. Il fatto è che la Bastiglia era presidiata da una folta guarnigione perché all'interno si trovava un notevole deposito di munizioni. Allora qui si svolge una lunga trattativa tra i manifestanti e il comandante della fortezza. Dovete arrendervi e consegnare la fortezza, governatore. E in un primo momento sembra che si giunga a un accordo per evitare spargimento di sangue. E i rappresentanti della folla vengono persino invitati a pranzo per negoziare. Ma a un certo punto le cose precipitano, perché una parte della folla riesce a entrare nel cortile interno e i soldati sparano. Ma quel giorno accade anche un'altra cosa molto importante, perché per la prima volta delle guardie si uniscono ai manifestanti. Viva la nazione! Viva la nazione! Viva la Francia! Alla fine della giornata si conteranno un centinaio di morti tra i manifestanti, 7 tra i soldati e molti feriti. Ma gli assalitori hanno la meglio. La testa del comandante della guarnigione sarà fissata su una picca e portata in giro per Parigi. La Bastiglia è in mano ai rivoltosi. Questa è Piazza della Bastiglia oggi. Come vedete la fortezza non c'è più, non ce n'è assolutamente traccia. E questo perché già il giorno dopo l'assalto venne smontata pietra su pietra e nel giro di un anno era completamente cancellata dalla storia. Pochi se ne accorgono, ma la Bastiglia oggi è ancora visibile ai più attenti. Basta infatti guardare per terra. Alcune pietre sul selciato e sull'asfalto disegnano ancora perfettamente il perimetro delle sue torri. Il resto della fortezza è coperto dagli edifici della Banca di Francia. La cosa curiosa è che ogni torre aveva un proprio nome e tra quelle visibili sul selciato c'è la Torre della Libertà, chiamata così perché al suo interno vi si rinchiudevano quei detenuti che avevano un regime meno duro, potevano passeggiare nei cortili della fortezza, giocare a bocce, chiacchierare con gli ufficiali della guarnigione, eccetera. In effetti va sfatato un mito, la Bastiglia non era un carcere duro, le condizioni erano migliori di tante altre carceri, ci si poteva arredare spesso la cella come si voleva, il vitto era buono, ma quello che trasformò la Bastiglia in un simbolo dell'oppressione fu la lunga serie di persone detenute senza ragione, o anche per impedir loro di esprimersi liberamente. Voltaire fu incarcerato 2 volte. La cosa curiosa è che quando venne completamente rasa al suolo, vi fu prima eretta una fontana che rappresentava la nazione, pensate, aveva un aspetto vagamente egizio. Poco dopo fu smontata e al suo posto venne montata una ghigliottina che funzionò dal 9 al 12 giugno del 1794. Ma davvero non è rimasto più niente della Bastiglia? Beh, quando ci si mette sulle sue tracce si finisce per arrivare in luoghi insoliti, come questo. Stiamo scendendo nella stazione della metropolitana e la fermata ovviamente è quella della Bastiglia. E una volta che ci si trova sulla banchina della linea numero 5 in direzione di Bobigny, ecco quello che si vede. Questi sono gli unici blocchi della Bastiglia ancora visibili al loro posto oggi. Facevano parte di un muro perimetrale attorno alla fortezza. Ma tutto il resto, che fine ha fatto? Una parte delle pietre, dei blocchi della Bastiglia furono utilizzati per lastricare il famoso ponte della Concorde, in modo tale che i parigini potessero calpestare ogni giorno questo simbolo dell'oppressione. E il resto?
Chi si occupò dello smantellamento della Bastille fu un imprenditore di nome Pallois, assieme a 800 operai, ed ebbe l'idea di fare con i massi tanti souvenir. Fece intagliare ben 83 copie della Bastiglia nei blocchi della fortezza, che inviò a ciascuno degli 83 dipartimenti francesi per ricordare in ogni angolo della Francia gli orrori derivanti dal dispotismo. Il resto dei modellini li vendette come souvenir di quel giorno così simbolico. È tutto quello che rimane oggi della Bastiglia. La caduta della Bastiglia segna l'inizio della rivoluzione, è il primo vero atto violento organizzato, anche se con obiettivi ancora confusi. È l'inizio dello sfaldamento del potere che si aggraverà sempre più in tempi brevi. Come accoglie la notizia della presa della Bastiglia Luigi XVI? Sire. Sire. Che cosa c'è? Sire, i parigini oggi hanno preso la Bastiglia. Hanno preso la Bastiglia? A che scopo? Cos'è, una ribellione? No, sire, una rivoluzione. Con la rivoluzione francese caddero le teste e con loro anche la moda della parrucca. Ma c'è un'invenzione molto particolare che venne presentata a Luigi XVI. Era una macchina ideata da un tedesco che lavorava a Parigi, un costruttore di arpe, Theodor Schmidt, una macchina per giustiziare i condannati a morte. Fu un medico a presentarla a Luigi XVI, il dottor Guillotin, e da lui prese il nome appunto di ghigliottina. Ho sempre giudicato l'impiccagione una procedura incresciosamente incivile. Pertanto ho iniziato a lavorare insieme a un mio illustre collega, il dottor Louis, alla macchina che ora potete vedere. I condannati vengono decapitati da questo semplice meccanismo. Non si avverte praticamente niente, sire. Solo una leggera sensazione di freddo dietro al collo, un atto di compassione al quale tutti gli uomini dovrebbero avere diritto. Sono certo che Vostra Maestà è d'accordo. È indolore, rapida ed efficiente. Sono impressionato, Monsieur Guillotin, ma forse avrei un piccolo suggerimento da offrirvi per quel poco di esperienza che ho in materia di meccanica. Sarei onorato di conoscere l'opinione di Vostra Maestà. Il problema è qui, credo. La lama taglierebbe meglio se fosse dritta anziché curva. E angolata. Come una sega.